Mr. Jerry Selfie. La dolce vita, sterminio della dolce vita. Allora, la dolce vita. Benvenuti, oggi è il agosto 22, giovedì 22 agosto, sterminio della dolce vita. La dolce vita è nata come modello nel 2003, anche se qui nel costume c'è scritto 90, non so se si veda, c'è scritto 90. 90 è l'anno del modello madre, che si chiamava Eva, la Eva originale, che aveva solo una treccia. Io nel 2003 ho modificato, adesso non so se si vede davanti le differenze, vediamo se si notano le differenze, perché io l'ho un po' modificata, gli ho alzato un po' questa spalla, gli ho fatto i capelli più sciolti, come più spettinati, come dopo un movimento ginnico. Chissà se si vede la differenza. La faccia è fantastica. Vi devo dire poi una cosa di questa faccia. La faccia è rimasta la stessa, gli ho solo aggiunto i capelli. Chissà se si vede... Ah sì, qui davanti si vedono le ginocchia. Infatti gli ho fatto dei cambiamenti, sì. E poi dopo... Così. Ecco. Allora, siccome dobbiamo parlare della dolce vita, però prima di mettere via l'Eva devo raccontare una cosa. Nel 1991, per cui doveva ancora nascere questo, in una fiera io vendetti una scultura del modello La Gradisca, che allora non si chiamava Gradisca, si chiamava La Gitana. Perché io in tanti modelli li rivisto, li cambio. La Gitana aveva i capelli crespi, no? Da donna di colore. Invece, come Gradisca, i capelli mossi un po' alla caucasica. Morale, un giorno in una fiera vendo un modello della Gitana o Gradisca. E mentre il cliente mi fa l'assegno, mi dice in un orecchio, piano piano, senza che la moglie sentisse, io in realtà volevo comprare questa scultura qui. Ma siccome, dice, assomiglia in una maniera impressionante alla mia ex, e dice che mia moglie la conosce molto bene, mi ha detto: se compri quella scultura te la rompo. Per cui è andato volontariamente sulla Gitana. E il viso io l'ho fatto fantasia, non ho guardato nessuna, sì, ho guardato qualche giornale, qualche dettaglio in qualche ragazza, però fondamentalmente è nata fantasia. Bella l'Eva, ma che la dolce vita non scherza. Oh, allora, la dolce vita è nata nel 2003 in occasione di un mio cliente che io conobbi, e quando lo vidi fuori dal mio... Io stavo lavorando, lui era fuori dal vetrino che guardava le cose, un signore di una certa età, poteva già aver avuto una settantina d'anni, e guardava le cose e annuiva. Io lo vedevo e dicevo, beh, mi fa piacere, apprezzo le mie cose. E poi vedo che comincia a fare il movimento, che capisco che vuole entrare. E faccio questo pensiero, dico, oh, ecco, un altro che entra dentro, che mi fa i complimenti, che mi dice che gli piacciono le mie cose, e poi se ne va, no? Con quella cosa, tipo, alla fin fine mi fa solo perdere il tempo, perché stavo facendo un lavoro, non mi ricordo di cosa, però stavo badando al mio lavoro, no? Il signore viene dentro, fa, buongiorno, dice, lei, dico, sì, le volevo fare i complimenti, dico, sì, la ringrazio, dice, sa che io ho una sua scultura, una Leda, dico, ah, sì? Dice, sì, me l'ha regalata Stefano Baccarini. Ah, io lo conosco, è il genero di Agostini, il mio insegnante alle scuole medie di educazione artistica e anche mio cliente e mentore nella vita professionale.
Sì, me la regalò, ma io non avevo capito, mi dice che, perché abitava qui vicino, abita ancora qui vicino. Non ho capito, ah, è lei che le fa? Dico sì, sono io. Pensavo che fosse finita lì, chiarita la curiosità. Poi comincia a dirmi quanto costa quella scultura, mi dico il prezzo, quanto costa quella scultura, dico il prezzo. Insomma, morale, si è comprato tre pezzi, no? E io ho detto cazzo, cioè, ho detto... Per fortuna, no? Dice, ecco, che mi fa perdere il tempo, invece è stato un cliente meraviglioso. Fu lui che mi disse, mi comprò talmente tante sculture, perché lui le regalava tutti, no? E allora diciamo, nel fare poi la produzione dei bronzi insieme a lui, rifeci il modello della Dolce Vita, appunto facendogli tutto questo spettinato, eccetera, per creare questo, diciamo, modello rivisitato, che però si chiama la Dolce Vita. Se si nota, qui c'è la mano della donna, tiene il dito tra il pollice e l'indice, come si fanno da bambini, con i bambini, il giochino, ti ho preso il naso, ti ho preso il pistolino, eccetera. E gliel'ho messo per giustificare un po', sottolineare un po' una certa giocosità che ci vuole nella vita. Poi la manina che ha sulla pancia, no? Che tende un po' a sfinare, un po' a cosare. E la cosa che è straordinaria di queste sculture qui è che, nonostante che siano delle donnone considerate non dei sexy model, no? Per le fattezze che ci sono adesso in giro, diverse volte ho trovato delle persone che hanno detto: io farei l'amore con una donna del genere. Io ho detto: ma certo, queste non sono botteriane, perché molte volte mi fanno, pensando di farmi un complimento, mi dicono: le sue sculture sono come Botero, lei è botteriano. E io a quasi tutti gli dico: no, fra me e Botero c'è una bella differenza quando facciamo le donne. Le donne che faccio io, magari se lo metto qui si vede meglio, le donne che faccio io non sono ebeti, non sono delle salsicce che stanno là così, sono degli esseri umani pensanti, seducenti, potenti, che hanno una loro personalità, è un loro mistero, è un loro fascino fondamentalmente. E hanno dei punti, perché mi è piaciuto, una donna così, non fargli il doppiamento, lasciargli il punto vita comunque, no? Con queste belle abbondanze. Perché questa è veramente una vita rigogliosa. Boh, cerco di finire con la Dolce Vita, anche perché poi dopo avrò Pasolini, Pasolini meriterà un discorso un po' più... Questa Dolce Vita qui, è successa una cosa curiosa. Questo cliente, no, che mi comprò diverse cose, fu stato mio cliente fino al 2009, per 6 anni è stato uno dei clienti più magici che la vita mi abbia fatto conoscere. Economicamente anche per competenze, anche per gusto artistico, ma non accademico, proprio dalla sua anima, no? È successo che in quel periodo a Ravenna c'era un comandante adesso non faccio il nome, c'era un comandante della Guardia di Finanza, che anche lui ogni tanto veniva a vedere le cose, le mie cose, perché gli piacevano, no? E si era stupito perché io non mi ero impressionato, perché era il comandante della Guardia di Finanza, non ho mai avuto quel tipo di atteggiamento nei confronti delle divise, ma mai, capito? Io vedo l'uomo, vedo la persona, per cui già mi piaceva che era interessato alle mie sculture. Un giorno succede una cosa strana, succede che questo cliente un po' anziano e questo comandante della finanza si incontrano nel mio negozio. Io chissà perché a un certo punto si guardavano, non si capivano, e io gli ho detto: vi conoscete? E guardavano e si è detto: no, non mi sembra. Tutti e due hanno detto: no, non mi sembra. Allora dico: beh, dico i nomi, dicono i nomi, e uno dice: ma lei è... Praticamente cos'era successo? Era successo che con il vecchio discorso di Mani Pulite, c'era un PM allora a Ravenna, si chiamava Iacoviello, che aveva dato l'ordine al gruppo Gardini,
Ferruzzi, Gardini, eccetera, di indagare tutto quanto, eccetera. E questo uomo qui era dentro il gruppo Gardini, era la mente per come fare a mettere i soldi dentro al sicuro, diciamo praticamente, no? Dallo Stato, eccetera. E questo comandante era stato incaricato da Iacoviello per indagare su questa persona, e non si erano mai incontrati perché non si può, no, avere contatti perché inquinerebbero le prove, eccetera. Si sono incontrati per la prima volta dopo che erano passati tanti anni, che le cose erano già passate, qui nel mio studio, nel mio negozio. E allora dopo gli dice il comandante, dice: ho studiato 2 anni per capire come lei aveva fatto a fare questa genialata, no? Dice: ci ho fatto un libro di testo che viene utilizzato per istruire le nuove guardie che entrano dentro. E lui ha detto: beh, se mi telefonava io lo dicevo io direttamente. Morale, sono diventati, non dico grandi amici, grossi amici, però so che si sono frequentati per un bel po' di tempo. Una volta addirittura gli regalò, pagato da lui, a questo comandante, una leda di bronzo, non male, per dire come a volte la vita ti ritrovi di fronte al tuo nemico e scatta un amore incredibile. Per cui questo può essere l'effetto della dolce vita, che riesce in qualche modo ad addolcire quei momenti nella vita che magari sono stati amari. Ma devo dire che avendole vicino, guarda, gli ho fatto delle margherite veramente fantastiche. Questa qui, il riscatto della dolce vita, è ovviamente 200 euro, al contrario degli 800 di base. Questa è la numero, è la 08 di 99, è il numero 8 di 99. Ce n'erano due da distruggere, ma una è già stata riscattata, è già al sicuro, c'è rimasta solo questa. Mi piacerebbe che fosse riscattata anche lei, perché è veramente bella. È veramente bella, poi tutti i capelli, è veramente bella. Se non la comprate per 200 euro, meritate l'estinzione. Voi, i vostri figli, i vostri pronipoti, meritate l'estinzione, perché non avete il minimo sindacale per avere cura della vita. Se di fronte a una roba del genere avete i soldi e non la comprate, maledizione, maledizione su di voi. Attenzione, eh? Attenzione. Allora, questa è la dolce vita, riscatto 200 euro, oppure le famose 10.000 firme alla fine di settembre, dal 21 alla fine di settembre. Se si sarà mosso qualche cosa, vorrà dire che l'arte, ancora un senso, può essere uno strumento, un proiettile che, se usato bene, al gigante Golia che ci rompe i coglioni, gli facciamo perdere a capa. Pensateci, riflettete, fate il meglio che potete, come faccio io e come dovrebbe fare ogni essere umano. Buona serata e alla prossima. E adesso c'è il puzzle. Adesso c'è il selfie. Messaggeriamo. Erpa.